Ciao a tutti e benvenuti a Cucinare con Francesca. La video ricetta di oggi sono gnocchetti sardi con carciofi. Per preparare gli gnocchetti sardi con i carciofi occorrono 4 carciofi, uno spicchio d'aglio, olio e sale quanto basta e qualche cucchiaio di formaggio. Occorrono anche gli gnocchetti sardi. Se volete la ricetta degli gnocchetti sardi è molto semplice, sono 400 g di farina di semola di grano duro, 200 ml di acqua e mezzo cucchiaino di sale. Vi metterò qui un link degli gnocchi sardi che avevo fatto precedentemente, però mischiati con la farina di girasole. Comunque è lo stesso procedimento. Iniziamo con pulire i nostri carciofi. Mi ero dimenticata di dirvi che ci vuole anche un pochino di prezzemolo. Sta di togliere il gambo. Puliamo per benino, dopodiché le tagliamo a fettine sottili. I nostri carciofi sono tutti spezzettati. Adesso ho messo una padella a scaldare, aggiungo 3 cucchiai di olio extravergine di oliva e aspetto che l'olio scaldi un pochino. Nel frattempo trito grossolanamente l'aglio. Anche il prezzemolo, che ho ben lavato. L'olio caldo, metto subito l'aglio. E lascio rosolare un pochino. Giusto appena appena, sennò poi diventa amaro. Subito metto i carciofi. Il prezzemolo tritato. E il sale, questo al vostro gusto. Aggiungo anche un goccino di acqua, circa mezzo bicchiere, e aspettiamo che cuoce. Nel frattempo ho messo una pentola con l'acqua leggermente salata a scaldare, dove andremo a cuocere i nostri gnocchetti sardi. Dopo 3 minuti il sugo si presenta così. Basteranno ancora altri 5 minuti e questo è pronto. Nel frattempo l'acqua bolle e noi aggiungiamo i nostri gnocchetti. Sono trascorsi altri 2-3 minuti e il nostro sugo di carciofi è pronto. Davvero velocissimo, molto facile. Anche gli gnocchi galleggiano, per cui ora li andrò a scolare e a impiattarli. A dopo. Ed ecco qua che i nostri gnocchetti sardi con i carciofi sono pronti. È un piatto davvero velocissimo, molto semplice da fare e farete davvero un figurone. Se vi è piaciuta questa ricetta, lasciate un like ed iscrivetevi al mio canale. A presto!